E Pitti Bimbo non è soltanto la fortezza da basso. Dovete immaginare che nei giorni in cui c'è questa fiera, questo evento pazzesco, tanti palazzi fiorentini aprono le porte alle sfilate, agli showroom, agli eventi. E allora noi siamo in questo momento a Palazzo Capponi, un palazzo davvero meraviglioso, potete vedere gli affreschi e la sala nella quale io mi trovo in questo momento, che è, eccezionalmente per questi giorni, lo showroom di Mona Lisa. Come sta andando il brand e soprattutto quali sono le aspettative per questo nuovo anno? Per me questo è un momento veramente di grandi, grandi opportunità, dove l'azienda si sta rafforzando sui concorrenti, sta vivendo in mondi tipo l'Oriente, l'Asia, che a parte personalmente sono quelli che mi affascinano di più, ma dove veramente c'è un dinamismo, una voglia di fare, di crescere, di sperimentare nuove cose, che è l'ambiente ideale per la Mona Lisa. Ma qual è il gusto diverso di questi mercati emergenti? Ma io voglio sfatare un mito che sento ripetere diverse volte, che sono paesi dove si va molto anche alla ricerca del logo e del brand per forza. In questi paesi ci sono consumatori consapevoli, spesso sono paesi dove c'è una grande ricchezza di storia e anche una grande vivacità con cui vivono questo momento, e questo lo ricercano nella moda. Per cui certo c'è un po' più d'ostentazione forse rispetto a paesi in cui si ricercano cose un pochino più meno cariche, più raffinate, però sono persone, clienti molto orientati alla moda, che hanno gusto e che cercano soprattutto cose che sono irriproducibili fuori dall'Italia. Sono paesi in cui il Made in Italy va forte, in cui si innamorano, ricercano nei vestiti quello che si trova anche in questo ambiente, questo romanticismo, questa voglia di far vedere che sanno vestirsi, sanno sognare, sanno essere eleganti, sanno essere belle. E seguitemi, vediamo nei prossimi servizi alcune delle curiosità che ho trovato a Pitti Bimbo. Siamo nel meraviglioso Teatro Goldoni a Firenze, con me c'è Barbara, il direttore creativo di Mona Lisa, un brand che piace tantissimo, soprattutto alle bambine che vogliono ogni tanto sentirsi anche un po' romantiche. Tutti siamo state bambine e tutte ci ricordiamo il vestito più bello della nostra vita. Rimane proprio come un ricordo indelebile nella vita di ogni persona, penso. E per me è un piacere grandissimo pensare di poter fare queste cose per le mie clienti, per le bambine che vestono Mona Lisa. Cioè dargli un'emozione, dargli un vestito che ricorderanno per la vita. Le bimbe si mettono i suoi vestiti, lo so perché io ho Alice che ha 6 anni, si sentono principesse, si sentono per un momento protagoniste, come se fossero parte di una fiaba. Quello che mi dice per me è la più grande soddisfazione, perché veramente noi vogliamo che le bambine si sentano principesse. La nostra collezione è vastissima, quindi praticamente sfruttiamo tutte le occasioni della vita di una bambina. Partiamo dallo sport. E quando pensa allo sport pensa alle cose confortevoli, lavabili, pratiche, che durino nel tempo e che facciano stare le bambine nella massima comodità e nel massimo comfort e anche nella massima sicurezza dei materiali. Per la prossima collezione quali colori dobbiamo aspettarci? Quali saranno le tendenze di Mona Lisa per la prossima collezione?
Allora, diciamo che il colore cuore della collezione è sicuramente il senape, che è un colore molto nuovo, un colore anche difficile. Difficile per i bambini, molto adulto. Però siamo riusciti, lo vedrà poi ora nella sfilata, a coordinarlo in una maniera, a pizzicarlo, a dare proprio delle piccole frecciate di colore che veramente danno un certo look nuovo, un po' di novità, sia nel maschio che nella femmina.